mie sorelle. Eccomi qua per questo live mattutino, mentre registro anche per YouTube il live che verrà fuori, che all'ultimo momento si è intitolato Per quei cazzoni di Lucio Dalla e di Sergio Agostini. La Giuse che è arrivata da Mortara per l'evento dell'otto, che non necessariamente si svolgerà con una cena per come abbiamo pensato, ma si svolgerà in un modo comunque caldo che scopriremo come succederà, ma faremo un segno, una sottolineatura l'8 marzo, perché la donna è un elemento fondamentale, come dice Sergio Agostini, quando ha senso metterci la parola, la donna è fondamentale per la conquista della pace. L'ho chiamato Per quei cazzoni di Lucio Dalla e Sergio Agostini per le ragioni che adesso dirò. E la cosa curiosa è che Lucio Dalla è entrato all'ultimo momento, perché la Giuse mi ha detto, dopo che abbiamo finito di meditare, dovresti fare qualcosa per Lucio Dalla, no, nel live. La prima reazione che ho avuto è no, cioè, Lucio Dalla mi piace, è un grande, lo amo personalmente, è un musicista di quelli che così, no? Però cosa c'entra con il mio messaggio della pace, poi con il simbolo del cazzo che è rilevatore di presenza in questo momento, no? Non dice Dio verrà, dice Dio è già qui, non lo senti? Cioè, non lo senti? E se non lo senti, domandi come mai non lo senti? Che è l'unica cosa che in realtà esiste, no? Domandatelo, perché se te lo domandi, inevitabilmente poi lo senti. Comunque, allora mi fa le... Ma lui, Lucio Dalla, aveva una collezione di cazzoni enorme. Io ho detto, davvero? Davvero? La cosa non è che mi ha sorpreso del tutto, perché una volta in un'intervista che gli fecero sulla tecnologia, no? Sui telefonini, sui nostri gadget che adesso utilizziamo, i nostri Facebook, varie piattaforme, dove ci mandiamo messaggi, disse sì, molto bello, molto bello, molto bello, dice peccato che con il telefonino non puoi trasmettere il pipino, no? Bella battuta, eccetera, però a me sta cosa mi ha agganciato, mi ha fatto pensare, no? E immediatamente dice è vero, perché se poi alla fine il pipino non entra nella pipina, la festa non c'è nella vita, capito? E questo è chiaramente un'associazione carnale, no? Che però, a sorprese delle sorprese per me, è veramente sorpresa fresca, dico di giornata, perché è venuta fuori poco fa, grazie alla multa che è venuta fuori, eccetera, che mi sono ritrovato a guardare bene un oggetto che io stesso ho fatto, che sta con me da tanti anni, di cui io, essendo il creatore, non ho mai capito un cazzo, per quello che in realtà lui vale. E lo sto scoprendo adesso e lo comunico, no, fondamentalmente. Per cui Lucio Dalla, con la sua collezione di cazzi, mi ha detto artisticamente, al di là del tempo e dello spazio, però comunica, perché questo è il bello del messaggio quando è vero, comunica anche se chi l'ha emesso non c'è più, come una stella di cui si dice che noi vediamo la luce, ma lei non c'è più, però chi se ne frega, io godo nel vederne la luce, che ci sia o non ci sia, o che sia più grande, non mi cambia, io godo nel vedere quel puntino di luce, a seconda della distanza in cui sono. E per cui allora dico sì, allora Lucio Dalla sì, allora Lucio Dalla sì, perché abbiamo capito entrambi quanto è importante il valore del cazzo e quanta poesia ha espresso Lucio Dalla con le sue canzoni. Ognuno lo sa per sé, io per me lui è una colonna sonora. Quando sento certe canzoni del 1975, 76, 77, la settima luna, io non posso non... E di sentire tutto il profumo di quegli anni, dalla vita che stavo vivendo, la sensazione che mi creava, le esperienze amorose, godute, travagliate, e sta lotta magnifica che è la vita, smusate, baciate,
comprensioni, no? Quell'andare avanti, boom boom. E faccio una piccola parentesi rotonda, no? Ieri sera, rotonda, proprio piccolina. Ieri sera parlavo con mia sorella e gli dicevo che cosa dicono, no? I tuoi clienti che guardano i video. E lei mi ha detto, non capiscono, no? E io ho detto due o tre cose sulla comprensione che ho in confronto alle persone che non capiscono. Poi su questo non capiscono, questa frase mi ha accompagnato, io ho riflettuto un po' sopra e mi sono detto, lo so, non mi sorprende, ci sono delle persone che non capiscono. È così, nella vita non capiscono intellettualmente che cosa sto dicendo. Ma so che c'è qualcosa dentro di loro, nella loro vita, che mi capisce. Non sanno dirlo perché, non sanno di spiegarti perché gli piace quella cosa, perché il mondo ci ha istruito sempre a dare queste risposte, queste spiegazioni. Se tu sai spiegare qualcosa, ne sei proprietario. E allora giù spiegazioni, specialmente poi sulle cose che non si capiscono, no? E va, per non fare il punto troppo grande, perché ho sempre paura di annoiare. E devo ricordarmi che lo sto facendo per me e io non mi sto annoiando, per cui dico il giusto, spero il giusto, perché io stesso lo capisca la maniera più semplice. E magia, è sparito tutto, ma non è sparito quello che volevo dire. So perché sto facendo questo live, per festeggiare quei cazzoni di Lucio Dalla e di Sergio Agostini. Di Lucio Dalla posso chiudere qui, no? Anche se c'è da dire, perché dirò, perché Lucio Dalla, con la lotta che ho fatto la prima volta che sono andato in Nazionale, Sanremo, sono delle cose da raccontare molto belle, ma Lucio Dalla per questo live si è a posto. Adesso c'è la seconda parte del live per quel grandissimo cazzone di Sergio Agostini, di cui io comincio adesso a rendermi conto veramente del suo valore, perché era una persona molto umile, cosciente del suo valore, e non ha mai imposto e non ha mai perso tempo a dire guarda quegli sfigati che fanno dei lavori che potevi fare io, no? No. E nello stesso modo anch'io mi accorgo di assomigliargli. Allora, sta arrivando Paolo Buccelli, che mi ha guardato, un amico. Voglio parlare di Sergio Agostini. Sergio Agostini è venuto fuori in questi live ultimamente, eccetera, e voglio dedicargli un ricordo, perché sua figlia, Paola, poi dopo ti chiamo al telefono, no? Che purtroppo, non essendo, come ho detto, presente, mi ha fatto avere il ricordo, no? Di lui, di questo mone, ed è in una posa che proprio dice di lui, no? La sua presenza, eccetera, la sua ironia, e però anche il suo punto di vista. Io ho il mio punto di vista, signori, ha questo sorriso che non lo vuole imporre, ma lo difende, un lottatore, lo difende con la sua gentilezza, forza, perché era molto severo, no? Però è anche molto gentile e fantasioso. Ok. E voglio leggere, Dio mio, gli occhiali, li ho sì. Voglio leggere un sogno, perché c'è una cosa magica che è successa su questa morte qui. Siccome quando c'è la morte di qualcuno succede sempre qualcosa di magico che ti tocca il cuore, e prossimamente vi farò vedere dei necrologi video che io feci nel 1993 quando esordì, eccetera, no? Facendo alzare il pelo sulla schiena a tutta la gente, che molti mi sa che ci hanno ancora alzato, per farvi vedere che emozioni sono passate. Vi racconterò dei dietro le quinte ancora più toccanti, no? Toccanti. E questo qui secondo me rientra, perché io l'ho solo saputo dopo, no? Che è arrivata questa cosa. Praticamente dopo che è morto Agostini, no? È successo che Stefano, il marito di Paola, ha fatto un sogno, dove in questo sogno, proprio l'ha fatto questo sogno e l'ha raccontato, dove in questo sogno c'è tutto un po' lo spirito di come era lui, eccetera, che io voglio leggere perché fa bene al mio cuore. Allora, domenica notte Silvia ha sognato il nonno che rideva di gusto. Silvia credo che sia la nipotina.
Contemporaneamente anche Stefano, credo sia il marito, sicuramente il marito, ha sognato il babbo, per cui è il marito. Io... Il suo è stato un sogno molto lungo e complesso, il sogno di Stefano. Sergio era arrivato davanti alla porta del paradiso. Si trattava di un enorme portone color bronzo, molto imponente e scuro, senza sapere che quella porta conducesse al paradiso, ed era molto spaesato perché non c'era nessuno. La porta era chiusa e non c'era neppure un campanello da suonare. Provò a bussare, ma il portone era molto spesso e nessuno lo sentiva. Sempre spaesato, non sapeva come passare il tempo. Dopo un po' di esitazione si rese conto che aveva tra le mani tre pennelli e il barattolo del color oro che Alberto gli aveva dato da portare con sé, e senza stare tanto a pensarci gli venne la bella idea di mettersi a dipingere quel portone così lugubre, pensando che avrebbe potuto abbellirlo, migliorarlo. Era in lui il suo motto, bisogna femei, no? Era arrivato quasi alla fine del lavoro quando arrivò un uomo molto autoritario. Era San Pietro. Ciao Paolo, vieni, sto facendo un live. Siediti lì che sto parlando di Sergio Agostini, che è stato anche il tuo professore. Siediti lì. Architetto, sì. Sì. Sto finendo di leggere un sogno, poi dopo chiudi il live e parliamo. Ah, beh. Ben arrivato. Buongiorno. Allora, era arrivato quasi alla fine del lavoro quando arrivò un uomo molto autoritario, era San Pietro, il quale, rendendosi conto di ciò che Sergio aveva fatto, si mise a urlargli dietro in dialetto romagnolo, mettendosi le mani nei capelli. Il mio portone, ma cosa avete fatto? Mo, adesso vedrete cosa vi capiterà per aver fatto una cosa del genere. Sergio cercava di giustificarsi dicendo le sue solite frasi di sempre. Non è grave, ma che male c'è? Cosa ho fatto di male? È solo un po' di colore, sta meglio di prima. L'uomo autoritario San Pietro era sempre più furioso ed indignato e continuava a minacciare Sergio dicendogli che non l'avrebbe passata liscia e che sarebbe stato punito duramente. Decise quindi di andare a chiamare il Signore, che certo sarebbe stato più severo di lui. Il Signore arrivò e, vedendo Sergio e quello che aveva fatto, si rivolse a San Pietro e gli disse: facciamolo entrare immediatamente, prima che combini altri guai. Così Sergio, in barba a tutti, è riuscito ad entrare in paradiso senza nemmeno rendersene conto. Sì. Questo sogno ci ha rasserenato, perché conoscendo il babbo ci è sembrato davvero reale e ci piace pensare che sia andato proprio così. L'ho raccontato a Don Luigi Giovanardi, sacerdote amico dei miei genitori, che ha celebrato la Santa Messa del babbo San Zaccaria, e lui ha aggiunto che sicuramente appena Sergio è entrato la mamma si è affrettata a richiudere bene il portone perché non si sia più di lì. E sono sicuro che è lì ed è contento di vedere quello che sta succedendo e di accorgersi che questo allievo che è qui che sta parlando con lui si accorge in questo momento di aver avuto il maestro vivo, artistico, tra i più elevati. E qui c'è anche Paolo Buccelli, che anche se non dice niente è in questa considerazione di che cosa ci è capitato di bello, e che se non abbiamo avuto tempo allora di accorgercene, non c'è fretta nella vita, il momento dove puoi coglierla arriva, ed è arrivato stamattina con questo live. Io adesso chiudo e parlo con Paolo Buccelli, artigiano della Madonna. Artigiano dell'arte. Questa volta ti bacio perché... Ah Paola, ti chiamo al telefono e ti dico di vedere questo live. Questo bacio è per te. E poi finisco il live e lo do anche qua. Che è per YouTube. Oh, bello, bello.